Amiche e amici, benvenuti nel mio studio e soprattutto benvenuti nel mio canale. Dopo tanto tempo, e aggiungerei finalmente, riesco a rispondere alle vostre domande. Qualche giorno fa vi avevo chiesto su Instagram di pormi le vostre curiosità che riguardavano la mia vita, i miei gatti. Cercherò di rispondere in modo esaustivo, ma iniziamo subito. Dove abitate? Allora, sono nato e cresciuto a Torino, da meno di un anno ci siamo poi trasferiti in provincia di Torino. Ti consideri il papà dei tuoi gatti? Allora, molti proprietari di cani e gatti si reputano genitori e per quanto io reputi i miei gatti membri della famiglia e io sia legato a loro da un affetto incredibile, non ti saprei dire in realtà se mi ci vedo come papà o più come fratello maggiore. Come hai iniziato a fare video? Mi ero reso conto, parlando con i miei amici o i parenti che avevano anche loro dei gatti, che ci trovavamo tutti a raccontare più o meno gli stessi aneddoti e a ridere delle stesse situazioni che vivevo con i miei gatti, ad esempio sveglia all'alba, addio privacy. E così facendo ho girato il primo video che si intitolava Avere un gatto significa. Il social principale era Facebook. Quel video nell'arco di poche ore ha superato 1 milione di visualizzazioni. All'epoca era veramente difficile fare così tante visualizzazioni. E da lì poco per volta mi sono venute altre idee, sempre con protagonisti gatti, e da lì ho iniziato e diciamo non ho mai smesso. Qual è il difetto più grande che secondo me ha un gatto? È che i loro orari sono completamente opposti ai nostri. Ditemi voi se è normale svegliarsi all'alba per chiedere cibo e poi dormire per tutto il giorno. Ti vediamo sempre sorridente. Come sei da arrabbiato? Ma allora, fortunatamente ho pieno controllo dei social, quindi mostro solo le cose che voglio mostrare. Credo di essere una persona molto solare, socievole, che tende a vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, quando però le cose non riguardano me. Quando riguardano me, tendo in realtà a focalizzarmi troppo alle volte sugli aspetti negativi, senza magari godermi quei piccoli successi che ci possono essere. Da arrabbiato come sono? Non credo di essere una persona che si arrabbia spesso, però devo essere onesto, quando sono in un periodo particolarmente stressante, mi innervosisco spesso, rendo conto di essere anche scontroso e a farne purtroppo le spese sono le persone a me più vicine. Non ti rubano mai nulla i tuoi gatti, penne o merendine? In casa abbiamo un unico ladro, è proprio Ragù. Cioè Ragù ti fregherebbe dalla matita alla penna, ai cavi del telefono, qualsiasi cosa tu abbia nel piatto o qualsiasi cosa tu stia cucinando. Ragù è il padrone della cucina e non a caso l'abbiamo chiamato Ragù. Sta a vedere che alla fine è colpa nostra. Domanda di gossip. E questa è una di quelle domande a cui non ho mai risposto. Forse dovrei dedicarci un video intero. Ma il papà di Thorin, nonché dolce metà di Blackie, chi è? Non abbiamo la certezza matematica al 100%, ma io oserei dire al 99% sì. E molto probabilmente si trova al Dalai Lama Village, ovvero il villaggio turistico dove poi io ho adottato Blackie e Thorin, e fa parte della colonia felina che ora c'è al Dalai Lama. Come facciamo a sapere che probabilmente è proprio lui? Vabbè, uno perché, ok, è tutto nero, ha lo stesso miagolio di Thorin, e cosa molto importante, che quando Blackie è stata abbandonata in questo villaggio, una delle persone che si prendono cura di questi gatti aveva iniziato a sterilizzare tutti i gatti e non era riuscita ancora a sterilizzare un gatto maschio, che era appunto tutto nero, e questa gattina che è stata abbandonata e se l'è ritrovata dall'oggi al domani, che era Blackie. Quindi facendo 1 più 1 è molto probabile che questo gattone nero, che noi abbiamo soprannominato Nerone, madonna che fantasia, Nerone lui, Blackie lei, fantasia zero in questo caso, ma siamo quasi certi che quindi sia proprio lui, anche perché tutta la cucciolata di Blackie poi era completamente tutta col pelo nero. Preferisci la compagnia dei gatti a quella dei bipedi? Dipende dalle situazioni in realtà. Vabbè, quando sono a mio agio, ad esempio con i miei amici o con la mia famiglia, è ovvio che sto benissimo con i bipedi. Ma ci sono ad esempio alcune situazioni, evento di addetti ai lavori, in quel caso può capitare che alla compagnia di determinati personaggi io preferisca sicuramente la compagnia dei gatti. Chi ha il gatto nero e decide di prenderne un altro è quasi sempre rosso. Secondo te c'è un motivo? Sono tutti tifosi del Milan.
No, non lo so. Forse perché quando ti abitui ad avere una pantera in miniatura, vuoi portarti a casa anche una mini tigre. Da quando ho iniziato a fare il gattaro? Dal 2017 su Facebook. E possiamo anche dire, senza tirarcela troppo perché è un dato di fatto, che sono stato il primo gattaro che ha iniziato proprio a fare contenuti esclusivi che poi hanno avuto, diciamo, una risonanza nazionale. Cosa ti rende più felice? Per me la vera felicità coincide proprio con la serenità. Ma se ti devo dire, la mia immagine di felicità è questa. Io a 2-3 mila metri in montagna, in una giornata di trekking, a fare 20 km di camminata in mezzo alla natura e a nient'altro. A parte il tuo lavoro e i gatti, hai qualche hobby o passione? Io nella mia vita ho avuto, dal punto di vista di passioni, 2/3 grandi amori. Uno, vabbè, lo sport, in particolare il basket, che è lo sport che pratico da tanti anni e che pratico tuttora a livello agonistico. Ho avuto e ho tuttora l'amore per il cinema. La serata al cinema per me è una delle serate più belle, cioè una delle serate che preferisco. Andare al cinema a vedere un bel film per me è bellissimo. Poi dipende dal film. La terza grande passione che ho avuto, che ora ho un po' meno, o meglio, la vivo in modo diverso, è la musica. Per un po' di anni la musica è stata davvero, a tutti gli effetti, la parte fondamentale della mia giornata. Ero cantante di una band, i 5M. Eravamo molto giovani, abbiamo iniziato a 16 anni, però diciamo che l'apice è stato poi dai 18 ai 25 più o meno. E in quegli anni lì avevamo anche un discreto successo. Eravamo finiti su MTV, sui giornalini dell'epoca, cioè Big, diverse date in giro per il nord Italia, ovviamente Torino, Milano, Monza, Bologna, Aosta. Però adesso ho un po' appeso sia la chitarra che anche il microfono al chiodo. Ma quando vuoi coccolare solo uno dei tuoi gatti, gli altri sono gelosi? Diciamo che i miei gatti si sono divisi equamente gli orari della giornata. Se tu ad esempio hai intenzione di andare a guardare la TV o metterti comodo sul divano, sai che nell'arco di qualche secondo arriverà Thorin e si sdraierà sopra di te. Blacky invece ce l'ho praticamente addosso per il resto della giornata, soprattutto quando lavoro a computer. E Ragù è più uno spirito libero, è il primo ad arrivare però quando sente il rumore delle crocchette. Andiamo avanti. Quante volte giri una scena prima di pubblicarla? Essendo che i miei gatti appena vedono la fotocamera scappano. Dipende un po' da che scena devo registrare. I miei gatti non sono addestrati, sono come tutti gli altri gatti. Poi, per carità, sono molto portati e si trovano pienamente a loro agio di fronte alla telecamera. Però, mentre al cane riesci a dare dei comandi, io ai miei gatti non do dei comandi. Quindi girare video con loro è più simile al documentario. Nel senso che ti metti lì, ti apposti e aspetti. Ti farò un esempio: c'è bisogno del gatto che va nella lettiera. Ecco, non è che posso prendere il gatto e lo obbligo ad andare nella lettiera, perché come sapete bene, il gatto, se deve fare qualcosa contro voglia, prende e se ne va. Quindi io preparo l'attrezzatura, la telecamera pronta lì col cavalletto, le luci nel bagno, eccetera eccetera. Appena sento che uno dei tre va in bagno, allora io mi ci fiondo e faccio rec. Poi ci sono alcune scene dove ho avuto proprio la fortuna di trovarmi nel momento giusto, tipo quelle in cui Ragù si arrampica sulle tende o quando mi hanno distrutto un vaso. Come ti vedi fra 30 anni? Non lo so, sono uno che vive molto il presente o il futuro semplice, quindi molto ravvicinato. Cioè fra 30 anni io avrò 64 anni. Sarò padre, non so se sarò già la nonno, però spero di essere veramente quasi alla pensione. Altra domanda sui gatti: capita che Blacky e Thorin soffiano a Ragù o che Ragù gli dia fastidio? Assolutamente sì. Ragù non ha neanche un anno, quindi è molto energico. Blacky e Thorin l'hanno accettato fin da subito, vanno d'amore d'accordo. Capita che si soffino, che si azzuffino, sono pur sempre degli animali e quindi il modo che hanno di socializzare fra loro è completamente diverso dal nostro. Che studi professionali hai fatto? Come sei arrivato a lavorare per i big della musica? La scelta di frequentare alle superiori un istituto tecnico cinematografico, fotografico, grafico e poi continuare cinematografia all'Università di Torino, indirizzo DAMS, è stata sicuramente la base per quello che poi è diventato, sotto diversi punti di vista, il mio lavoro. Ho iniziato e avevo 16-17 anni, andavo a girare i video, ma veramente per 50 euro, a quelli che erano magari le band emergenti, i primi rapper emergenti. Nel 2015 che è esploso letteralmente il video nei social network, quindi le prime web star, ho iniziato a realizzare video, contenuti
di tantissimi artisti del web. Gli Autogol, Leonardo De Carli, Marina, Edoardo Vecca, Commenti Memorabili, Calciatori Brutti, Chiamarsi Bomber, Boom Free Enzone, La Coppia che Scoppia, Gordon, Mette Bise. La svolta vera e propria è arrivata poi con Shade, che all'epoca Shade era abbastanza un ibrido perché apparteneva già al mondo della musica, ma era anche molto popolare sui social, quindi abbiamo fatto un grosso lavoro ed è sfociato nel suo primo vero singolo che l'ha poi fatto esplodere, che è stato Bene ma non benissimo. Il mondo delle case discografiche mi ha iniziato a conoscere come regista grazie ai successi come videoclip che hanno fatto milioni di visualizzazioni, e da lì ho iniziato poi a lavorare con Shade, Annalisa, Donatella Rettore, Irama, Ligabue, Emma, Bengefede, Finlay, Loredana Bertè, Daddy, Tancredi, Mr. Rain, The Colors, ne sto dimenticando tantissimi, anche artisti internazionali tra cui cito Ed Sheeran. Sono tanti. Potresti raccontare la storia dei tuoi gatti? Anche uno solo? Non so se l'hai fatto, ma sono nuova. Innanzitutto benvenuta a te che sei nuova. Credo che farò due video a parte. Uno dove vi porterò proprio visivamente nei posti dove tutto è nato. Quando Ragù compierà un anno realizzerò un video dei momenti che non avete mai visto, di quando appunto siamo andati a vedere Ragù per la prima volta. C'è qualche tuo collega che proprio non sopporti? Quanto vorrei dirlo, quanto vorrei dire. Posso rispondere? Allora, sì. Assolutamente sì. Diciamo che ci sono alcuni creator, youtuber, influencer, mettiamole, pagine, anche veterinari, comportamentalisti, che apprezzo molto e che seguo. In linea generale diciamo che io apprezzo molto coloro che riescono a mettere una propria firma sul tipo di contenuto. Non apprezzo assolutamente coloro che invece utilizzano il gatto, il cane, andando a ridicolizzare l'animale, e alle volte anche obbligandolo fisicamente a fare determinate cose, e il gatto in quelle situazioni manifesta il suo disappunto, ma ciò nonostante si fa il video. Ecco, io quelli lì non li sopporto, come non sopporto coloro che non hanno rispetto nei loro colleghi e vanno a rubare, a copiare spudoratamente il contenuto fatto da un altro creator. Una volta arrivati i trend sembra che tutto sia giustificato, ma in realtà non è così. Uè, sei arrivata? È arrivata Blacky. Allora, leggiamo insieme un po' di domande. È vero che sei allergico ai gatti? No, direi proprio di no. Hai mai pensato di fare l'attore? Sei un bellissimo ragazzo. Innanzitutto ti ringrazio per il complimento, anche se il fatto di essere bello o meno non lo vedo così importante sull'essere o meno attore. Attore inteso come cinematografico o televisivo? In realtà no. Sono stato però un attore, attorino, perché ho iniziato dalle elementari, medie, ho concluso poi alle superiori, di teatro. Possiamo dire che ho mosso i primi passi da attore in teatro, ma poi lì sono rimasto. Per quanto fossi bravo, fossi portato, in realtà dalle superiori in avanti non ho mai voluto cimentarmi nell'arte di attore cinematografico o televisivo, perché in realtà già ero propenso a stare dietro, avevo già iniziato a percorrere i primi passi da videomaker e regista. Il tuo film preferito o quello che si avvicina al tuo modo di fare regia? Il Ritorno del Re del Signore degli Anelli, regia Peter Jackson. Quelli che io reputo maestri e che ho sempre preso un po' di ispirazione sono, allora, Kubrick, soprattutto per quanto riguarda la sua idea di prospettiva. Io utilizzo spesso le linee, spesso la prospettiva centrale. Un altro regista che ammiro tantissimo, un altro lato tecnico, ovvero quello delle transizioni, dei movimenti di camera particolare, dei piani sequenza lunghi, è Chazelle, che è il regista ad esempio di La La Land. Il ricordo più bello che hai dell'infanzia? Io credo di essere stato un bambino molto molto felice. Ciao mamma, sono l'ora che, cioè, gli otto, quello che è. Però così, su due piedi, ricordo di infanzia che ho, che è bellissimo, che era veramente una routine, tutti i sabati alle elementari. Mio nonno alle 9 del mattino mi veniva a prendere e stavamo via tutta la mattina in bicicletta. Hai un sogno che vorresti ancora realizzare? Io sono un sognatore cronico, cioè proprio un malato di sogni. I miei sogni in realtà sono sogni, diciamo, razionali, nel senso che vado sempre un po' per gradi. Sicuramente posso dirti che nel mio futuro mi piacerebbe poter dirigere un film. Un po' più difficile da raggiungere, oddio, un bel po' forse più difficile. Oltre a questo in realtà poi ne ho tanti altri.
I tuoi gatti sentono quando sei triste, agitato, giù di corda? Vengono a confortarti? Questa è una domanda al quale qualsiasi persona che ha un gatto, ma estenderei che ha un animale domestico, può condividere e può comprendere. E assolutamente sì, quando stai male li hai tutti addosso, tutti intorno. E si sa che i gatti sono animali molto empatici e si riesce anche a percepire la loro, chiamiamola, voglia di coccole. Iniziano a strusciarsi su di te in modo quasi esasperato. Prima di Blacky non avevi gatti, riusciresti a stare di nuovo senza? Sapete che faccio difficoltà a ricordarmi come fosse la mia vita senza gatti. Io sono dell'idea che una volta abituati ad avere in casa degli animali, dopo sia davvero difficile privarsene. Io so che i miei gatti purtroppo non potranno vivere per sempre, ma credo che se ne avrò la possibilità, in casa mia ci saranno sempre dei gatti. Ho risposto a un bel po' di domande. Questo video non so quanto potrebbe durare. Un anno, taglierò tantissimo, non vi preoccupate. E direi basta così. C'è anche un ragù, un ragù.